Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Pietro Maresca per parlare di quello che è il nuovo progetto Virtus Tennis in collaborazione con Diego Narciso. Sì, siamo molto contenti di partire con questa nuova collaborazione. Con Narciso e tutto il suo staff ci siamo parlati l'estate scorsa, abbiamo iniziato un percorso insieme che abbiamo condiviso. Credo che sarà molto interessante per proseguire, ad affiancare con l'ottimo lavoro della nostra scuola tennis, i maestri, il direttore sportivo Giordani e lo stesso Paolo Chinellato, credo che si potrà creare un valore aggiunto sui nostri ragazzi, perché questo credo sia l'aspetto più importante, essere seguiti anche da un giocatore come è stato Diego Narciso. Io me lo ricordo, insomma, tante volte mi ha tifato per lui, numero 70 del mondo, quindi può dare quel qualcosa in più che sarà il vero valore aggiunto, credo. Pietro, visto il tennis ha sempre puntato sui giovani, sulla crescita dei giovani, con un occhio però di riguardo anche per le famiglie, perché sul territorio volete lavorare al meglio, quindi per crescere dei giocatori, ma senza dimenticare tutti i valori che sono intrinseci alla Virtus Tennis. È vero, hai detto benissimo, questo è il nostro vero spirito. Il tennis è al centro del progetto Virtus, che è ripartito con nuove strutture, nuovi soci, ma mai come anime separate all'interno del circolo, ma piuttosto appunto vissute insieme. I soci sostengono e credono nell'attività sportiva, vengono a fare il tifo agli incontri dei nostri ragazzi. Questo credo che sia la vera differenza. Non è così scontato che alle volte nei circoli grandi questo possa accadere. Benvenuto a Diego Narciso, che torna a Bologna. Diego, ben ritrovato, una città che tu conosci da quando eri molto più giovane, hai iniziato a giocare i primi tornei, i primi assoluti, e adesso ti vedo in una veste nuova da coach. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Niente, torno con la barba bianca, ma con la stessa passione di quando giocavo. Bologna è una città che io adoro, una città che tra l'altro conosco molto bene, sia perché ho giocato spesso qui a Bologna, ma anche perché i miei cari amici Omar Camporese e Paolo Canè erano bolognesi, quindi ho condiviso con loro tantissimo di questa città. E niente, questo nuovo progetto sono molto contento di iniziarlo, di portarlo avanti, sperando che sia duraturo e che porti grandi successi. Nel 2001 hai fermato la tua attività agonistica da giocatore, che era partita come colori azzurri nell'88, eri molto giovane, quindi uno dei più giovani probabilmente di quella nazionale di Coppa Davis. Andando un po' a ritroso, rifacciamo quello che è stata la tua esperienza. Arrivare così giovane, avevi appena vinto Wimbledon Junior, avevi già fatto un percorso molto intenso a livello internazionale, con dei sacrifici però da affrontare, anche perché il tennis di adesso non è quello di allora, sia come materiale usato, ma soprattutto come tornei da dover affrontare. Sì, sicuramente il tennis ti dà tanto, allo stesso tempo quando in età ancora adolescenziale ti leva anche tanto, e tra cui ovviamente tutti gli affetti, tutte le sicurezze, le certezze che tu hai, che sono la tua famiglia, il tuo allenatore, i tuoi punti di riferimento, la scuola e tutto quanto. Quindi è ovvio che proiettato poi in una realtà professionistica, sicuramente il prezzo da pagare è alto, ed è per questo che io credo molto di più in una progettualità un pochino più a lungo termine, dove all'inizio i ragazzi possano invece avere una crescita un pochino più graduale, quindi rimanere un po' più a casa fin quando lo possono fare, prima di poi fare il salto di qualità veramente. Diventare quindi un nomade del circuito professionistico, perché giocare a tennis vuol dire tanti mesi all'anno all'estero, è lontano da casa, affrontare delle situazioni
situazioni anche difficili a livello quindi anche psicologico, perché magari vinci due partite, poi devi stare fermo 4-5 giorni in attesa del torneo dopo, hai poco modo anche di allenarti in quello che è la tua struttura che ti accoglie quotidianamente. Questo ti ha permesso, una volta fermata l'attività agonistica, di crearti un progetto insieme al tuo staff che proprio aiuta le famiglie e i giovani a invece non allontanarsi troppo da casa, poter avere dei punti di riferimento nella propria città o comunque molto vicino con i propri maestri. Sì, sì, nasce questo progetto della Narciso Club Academy, che non è altro che permettere e dare un servizio ai circoli che lo vogliono, un servizio di accademico presso il proprio circolo, quindi dare la possibilità a tutti quei ragazzi agonisti che giocano per cercare comunque di trovare ad arrivare al loro massimo livello, quindi trovare il proprio limite e cercarlo e magari oltrepassarlo, e di farlo nel proprio circolo di riferimento, quindi con il proprio maestro, nella propria struttura, con la propria famiglia, continuando comunque ad andare a scuola, e perché molto spesso si fanno degli errori a livello familiare, a livello di maestri, magari mandando il ragazzo troppo prematuramente fuori dalle proprie tranquillità, dalle proprie situazioni che già conosce, quindi alla fine probabilmente alcune volte si brucia l'atleta troppo presto. A questo punto invece con noi riusciremo ad allenare il ragazzo presso il proprio club fino a una certa età, dopodiché qualora i risultati arrivassero veramente, quindi strutturando in modo più professionale l'allenamento ed anche tutta la programmazione dei tornei, diventa un po' più naturale il passaggio poi al professionismo, anche se in fase juniores, e quindi il distacco dalla famiglia, poi dal circolo e da tutto quello che sono le realtà del ragazzo stesso. Tu hai vissuto Riano, che era il centro tecnico maschile di riferimento della nostra di generazione, c'era Latina in contemporanea per le donne, poi c'è stato anche Cesenatico, perché qua in regione abbiamo avuto anche modo di vedere a Cesenatico la crescita di tanti giovani. In questo momento da tanti anni c'è Tirrenia, che è l'altro centro di riferimento per la Federtennis. Che cosa significa però avere, tu che l'hai vissuta, essere via da casa, per quanto tutti con lo stesso obiettivo di diventare dei giocatori professionisti, seguiti da ottimi tecnici, perché avevamo veramente il fiorfiore dei maestri di quel momento a Riano, a Latina con Massimo Di Domenico e dopo con Palumbo a Cesenatico, tanto per ricordare anche il nostro di tecnico che adesso segue Tirrenia. Che cosa significa però essere appunto sradicato da casa, a dover affrontare un percorso anche scolastico, oltre che tecnico tennistico, e poi dover prendere la valigia e andare a cercare i punti ATP lontano da casa, via? Ma anzitutto il mio progetto non è un progetto antitetico con la federazione, bensì è una integrazione, perché i ragazzi ovviamente migliori sicuramente la federazione li riesce sempre a trovare, e quindi poi dopo a seguirli in modo corretto, come ha fatto con noi all'epoca. Io sono stato un giocatore federale da quando avevo 15-16 anni fino alla fine della mia carriera. Ho giocato per la nazionale, ho giocato 3 olimpiadi, quindi ho sempre fatto parte della federazione e ne faccio parte tuttora, tra l'altro collaborando con la federazione in diversi ambiti. E anche di comunicazione. Di comunicazione soprattutto in questo momento. Però ecco, il nostro è un progetto per tutti quei ragazzi che invece magari rimangono anche un po' dietro all'inizio di quello che è la loro piccola carriera agonistica, e che però vogliono continuare, comunque vogliono avere un supporto professionale, un supporto accademico, e pertanto cerchiamo di far sì che loro non perdano troppo terreno e che comunque si allenino in un modo giusto, in un modo professionale, in un modo serio, per poi dopo fare la scelta, perché non è detto che tutti, come dicevi tu, hanno la voglia di staccarsi subito, di fare un percorso anche scolastico diverso. Tante famiglie preferiscono la sicurezza di portare i ragazzi a scuola fino alla fine, praticamente delle lezioni perlomeno liceali, quindi la licenza liceale, e come per esempio adesso mi viene in mente Cristiana Ferrando, che è una delle giocatrici giovani nostre, ha fatto la scuola normale, ma così come Bolla o altri, comunque sono ragazzi poi che possono
comunque, stando sempre a casa, allenarsi in modo corretto e poi intraprendere dai 18 anni in poi la via del professionismo e quindi provarci realmente, avendo magari anche una sicurezza, quindi un piano B che rappresenta ovviamente il diploma scolastico. La difficoltà che tu raccontavi è quella di staccarsi, è fortissima, perché vieni praticamente proiettato in una realtà molto molto come dire, che ha dei rapporti totalmente diversi, dove la vittoria è tutto quello che conta, dove il risultato è l'unico vero obiettivo, e quindi un ragazzo magari che non ha caratterialmente una grande forza interiore può trovarsi, se non completamente già maturo, può trovarsi in difficoltà. Per cui noi cerchiamo di dare invece a tutti quei ragazzi che vogliono fare un percorso meno traumatico e più tranquillo, se vogliamo, da questo punto di vista, una possibilità. E qui la Virtus mi ha dato grande appoggio e speriamo di riuscirlo a fare. È corretto, Diego, affermare che al di là di quelli che sono i nostri giocatori che stanno affrontando del circuito ATP o ETF, quindi comunque chi sta guardando anche all'estero, in realtà abbiamo tanti giovani, tanti giocatori più da circuito italiano, quindi di seconda categoria, che quindi non è detto che necessariamente bisogna diventare un giocatore professionista da punti ATP, si può essere degli ottimi giocatori in Italia, e quindi a maggior ragione questo tuo supporto di essere in varie città d'Italia con la tua Academy può diventare un punto di riferimento anche per chi vuole allenarsi senza poi dover necessariamente andare all'estero. No, è molto importante, proprio questo è un importante messaggio. L'Academy, l'International Tennis Academy, che io ho fondato nel 2004, è un'Academy che diciamo prevede soprattutto la crescita dei ragazzi e delle ragazze a livello personale. Io punto tantissimo nel cercare di farli diventare soprattutto delle persone migliori attraverso il tennis, ovviamente, quindi la disciplina sportiva, imparare da subito le regole fondamentali della società, quindi il rispetto di se stessi, il rispetto delle regole, e questo secondo me li fa crescere come uomini e come donne, quindi come ragazzi e ragazze, prima che come giocatori. Qualora poi ci fossero i risultati, allora a quel punto si può anche pensare in qualcosa di diverso, ma la cosa fondamentale che io tengo a ribadire è che il progetto è quello di fare degli agonisti di alto livello, in modo da dare loro l'opportunità di, eventualmente, qualora la loro volontà ci fosse, poi di perseverare, di diventare dei professionisti. Ma come giustamente dicevi, il circuito, se vogliamo, italiano, quindi è un circuito bellissimo dove ci sono delle soddisfazioni immense, dove i ragazzi possono divertirsi a livello nazionale e raccogliere delle soddisfazioni molto importanti, affacciandosi comunque alla realtà internazionale, perché ricordiamo che la Federazione Italiana Tennis mette a disposizione dei nostri ragazzi centinaia di tornei internazionali, e quindi abbiamo questa grande fortuna, per cui il fatto di poterli già solo, come dire, assaggiare e parteciparvici è già una grande vittoria per i ragazzi. Quindi questo è il percorso che io spero che i ragazzi della Virtus riescano a fare. Hai parlato però di giocatori professionisti, agonisti. In realtà il tuo progetto presentato quest'oggi in Virtus parte dai più piccoli, parte da quelli che stanno iniziando ad approcciarsi al tennis, quindi non tanto con velleità di diventare il campione del mondo, ma con la voglia di divertirsi con una racchetta in mano, crescendo sia come preparazione atletica che come tattica. Sì, poi alla fine tutti quanti siamo cresciuti con quel sogno da piccolini, cioè abbiamo visto i nostri campioni del momento giocare. In questo momento sicuramente tutti i bimbi, scommetto che saranno tutti su Federer e Nadal piuttosto che su la Sharapova o sulla Williams, e nasciamo giocatori e nasciamo professionisti, ma tutti siamo, voglio dire, nasciamo dalla scuola tennis, quindi nasciamo tutti quanti uguali semplicemente giocare un paio di volte la settimana per divertirci. Questa passione però deve crescere in modo naturale, però allo stesso tempo con grande passione del maestro, che deve insegnare, in questo caso come l'International Tennis Academy suggerisce, deve insegnare tutte le parti dell'allenamento, quindi tutti i colpi del tennis, non solo il dritto e il rovescio, ma anche i colpi a rete,
e di servizio, che sono molto molto importanti soprattutto nel tennis moderno, e poi in fase 1 cerca di creare questo ambiente passionale, di grande passione, per far sì che i ragazzi si innamorino di questo sport. Dopodiché la fase 2 è quella dei bambini un pochino più grandi, dove già c'è un miglioramento, quindi una specie di perfezionamento, un agonismo iniziale, dove invece i bambini devono stare attenti tantissimo già al discorso tattico, perché altrimenti creiamo dei perfetti colpitori di palla, ma non dei perfetti giocatori di un gioco che anche molto molto tattico e molto mentale, e quindi la nostra attenzione nella seconda fase si sposta tantissimo sulla parte tattica, benché la parte tecnica non verrà sicuramente trascurata. Permettimi un parallelismo con la pallavolo, dove ci si è accorti che l'abbandono soprattutto tra i giovani era dettato dalla difficoltà di imparare l'aspetto tecnico proprio del gesto, tennis che altrettanto non è così scontato riuscire subito a colpire una pallina. Questo voler puntare l'attenzione tua sui, abbiamo detto, la volée, il servizio, quindi comunque colpi anche di attacco, il fatto di chiudere il punto, quindi portare questi bimbi subito alla capacità di divertirsi dicendo ecco ho chiuso il punto, che forse in questo momento per chi sente un po' più l'agonismo dentro di sé, piuttosto che stare a fondo campo con una pallina, con il maestro che ti lancia la pallina per 2 ore ogni pomeriggio, diventa più divertente. Credo di sì, credo che comunque il bambino quello che vuole fare è vincere, ma vuole farlo in modo propositivo, quindi comunque facendo un bel servizio, facendo un bel colpo vincente, quindi l'idea è quella ovviamente di insegnare loro tutte quelle che sono le parti tecniche del gioco, e quindi il servizio è una delle cose fondamentali. Tra l'altro il bambino adora servire da solo, quindi lanciarsi la palla e poi fare il gesto in modo più naturale possibile, quindi noi dobbiamo in questo caso, benché sia difficile, dobbiamo porre l'attenzione tantissimo sul servizio, lavorare tantissimo sulla parte superiore, sopra la spalla del bambino, perché è lì che lui sviluppa la parte motoria in modo più esponenziale, e quindi poi facilita allo stesso bambino la possibilità poi di imparare più facilmente i corpi da fondo. Tutti gli sport alla fine credo che siano eccitanti per un bimbo quando lui si diverte e lo sa fare in modo completo, ed è questo il mio obiettivo, quello di completare totalmente il gioco del bambino, perché almeno quando andrà a fare un torneo sarà capace praticamente fare tutto quanto quello che è necessario per fare un punto, e quindi vincerlo e divertirsi vincendo o perdendo, ma comunque battendosi alla pari con il proprio avversario. E imparare il servizio, imparare il gioco a rete da uno come Diego Narciso, che aveva proprio il servizio ad uscire, visto che sei anche mancino, era un po' particolare la tua battuta. Il gioco a rete è uno dei tuoi colpi migliori, quello che, per cui forse ti ricordiamo anche come azzurro di Coppa Davis. Tu hai creato una tua carriera soprattutto sul doppio, al di là del 25° posto in classifica mondiale, 67 in quello di singolo. Tu ti sei sempre divertito anche a questa parte tattica, proprio perché c'è il tecnico, ma nel giocare poi il doppio bisogna saper giocare molto a livello tattico. Sicuramente la parte poi tattica è quella che poi fa la differenza, perché colpire una palla, come dico spesso ai miei allievi, posso insegnarvi a colpire perfettamente una palla, ma poi non, la cosa più importante è che voi la giochiate in un certo in una certa posizione e in un certo momento dello scambio, quindi dopo la parte tecnica, che è sicuramente fondamentale, altrimenti non si riuscirà a indirizzare la palla dove uno vuole, poi invece interviene quello che è l'intelligenza tattica o l'acume tattico, che diventano forse preponderanti nella vittoria o nella sconfitta tra due giocatori che comunque sono a pari livello. Gli spagnoli ci insegnano che la tattica è tutto, io lo facevo con un gioco di rete molto più aggressivo, per cui è una tattica comunque personalizzata, non è una tattica assoluta, ogni ragazzo comunque deve seguire il proprio istinto e allo stesso tempo la propria, come dire, anche predisposizione, che non sempre è attendistica o troppo da attaccante. Bisogna trovare il giusto equilibrio, allo stesso tempo però permettere al ragazzo stesso di esprimersi totalmente, quindi insegnandogli tutte le variabili del gioco e dandolo al ragazzo, quindi una tattica ben precisa, in modo che lui si ritrovi ogni
ogni volta non perso dentro la partita, ma con gli obiettivi ben prefissati e ben presenti durante la partita. La particolarità del progetto che hai presentato in Virtus sarà quella di averti presente sui campi bolognesi, quindi ci sarà una collaborazione attiva tua e del tuo staff. Il centro rimane Milano come punto cardine dei tuoi allenamenti, però la volontà è proprio di seguire direttamente, quindi non sarà un'academy o comunque un centro tennis Narciso Virtus così, aleatorio, c'è un nome e nient'altro. No, questo è importante. Io quando faccio questi progetti li faccio con ragion veduta, il progetto è mio, lo voglio portare avanti in modo corretto, quindi ovviamente avrete la mia presenza qui ogni volta che mi sarà possibile e sarà spesso così, proprio perché io voglio seguire in prima persona questo progetto, farlo crescere, far sì che sia un progetto non solo come dicevamo teorico, ma che sia un progetto pratico, e quindi siccome tra l'altro il progetto zero è il primo che facciamo e sono onorato di farlo qui alla Virtus, che è uno dei circoli più importanti d'Italia, mi sta proprio a cuore il fatto di essere presente e di portarlo avanti in modo corretto, quindi la mia presenza è sicura ed è proprio mi distingue anche da molti altri progetti che magari altri miei colleghi fanno, ma poi dopo non possono o non seguono per volontà. Io quando faccio qualcosa lo faccio con grande passione e cerco di ovviamente di metterci la faccia, in questo caso sarà assolutamente così. Chiudiamo con l'analisi di Diego Narciso, coach, oltre che ex giocatore, di quello che è il nostro tennis attuale, soprattutto a livello giovanile. Il nostro tennis è sicuramente in buona salute, continuo a vedere degli ottimi giocatori che sono molto a ridosso dei nostri migliori giocatori vecchietti, parliamo della parte maschile soprattutto, perché comunque Paolo Lorenzi, Fabio Fognini, Andrea Seppi continuano a fare dei risultati ottimi, pertanto io sono sempre per un'integrazione dei giovani con diciamo i più vecchietti, ma non assolutamente un mandare allo sbaraglio i ragazzi giovani senza una guida, come è potuto capitare che si facesse in passato. Quindi i ragazzi giovani ne vedo tanti, adesso proprio Australian Open un ragazzo come Lorenzo Sonego per esempio ha dimostrato di essere un giocatore all'altezza, poi c'è ovviamente sicuramente c'è Chinato che sta giocando molto bene, ce ne sono tanti altri che stanno arrivando come Berrettini ed altri, quindi avremo il nostro ricambio generazionale normale. Tra le ragazze abbiamo vissuto di grandi risultati, perché Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Sara Errani ci hanno deliziato con vittorie su vittorie. È ovvio che dopo tante vittorie, dopo tanti finali, slam e tutto, ci manca un pochino questa parte qui, ma non è facile chiaramente rimpiazzare immediatamente queste giocatrici. Il settore tecnico sta lavorando per questo, ci sono delle buonissime ragazze dietro che stanno crescendo, e quindi io sono sempre comunque molto positivo, credo che l'Italia si sia sempre ritagliato un grandissimo spicchio di sole nel panorama internazionale, lo farà sempre. Chiudiamo con quello che è il tuo ricordo di tanti anni di carriera internazionale in azzurro, appunto hai parlato di tre Olimpiadi, hai parlato della Coppa Davis, hai parlato di Wimbledon Junior, ma insomma hai rappresentato la storia del tennis italiano. Ma il ricordo è molto lontano, perché ormai devo dire che sono passati tanti anni, ma sono contento, ecco, di la cosa che più mi fa piacere è il fatto che le persone per strada, le persone nei circoli, le persone in generale si ricordino di Diego Narciso come una persona che dedicava tutto alla nazionale, alla bandiera, all'inno, e dava tutto per questo, perché la verità, io ho sacrificato anche tanto, tanti miei risultati, tanti miei tornei che avrei potuto fare sul veloce per giocare sulla terra, per giocare in doppio con i giocatori italiani, per poter poi fare grandi performance in nazionale. Sono soddisfatto, sono felice di questo, e le più grandi soddisfazioni sono state quelle sicuramente a livello nazionale, quindi con la Coppa del
Davis è l'unico rimpianto è quella di non averla vinta per un soffio, per un infortunio di Andrea Gaudenzi nel 98. Parliamo di Milano, ovviamente, sì, di quella finale dove eravamo tutti lì ad Assago, dove Andrea purtroppo si infortunò all'improvviso, quindi non potemmo neanche giocarcela, quindi quello era un amaro in bocca grandissimo, e non solo quello di non diventare campioni del mondo con la nazionale, ma soprattutto non potercela giocare neanche, perché Andrea praticamente fu non solo perso il punto, ma poi non poté giocare neanche i giorni seguenti in doppio con me e in singolare. E che devo dire, sono grandemente soddisfatto di queste mie scelte e spero di poter dare ancora tanto al tennis italiano e di poterlo dare come allenatore in un giorno, chissà, nelle nazionali magari giovanili o nelle nazionali superiori. Benvenuto alla Virtus Tennis Bologna. Grazie, grazie a voi. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.